Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo video. Acquisti, come sempre, diciamo. Vi faccio vedere cosa mi è arrivato in questi giorni. Già vedete un po' di roba qui. Ora vi faccio vedere per bene cosa mi è arrivato. Allora, partiamo. Dai cristalli. Questi sono 2x3. Sono fatti bene, sono belli lucenti, sono bellissimi. Questi invece sono 3x4, verdi e gialli ho presi. Poi mi devono arrivare altri colori. Poi ho preso queste sfere perline da 3 mm, che non si vede. Metti a fuoco. Comunque vi dico, sono fatte benissimo. Bellissime. Poi ho preso queste palline in tessuto. Credo che dentro ci sia una pallina di, penso, di polistirolo o di legno, perché è bella dura. Sono fatte così, molto belle. Mi sono arrivati questi colori, sono proprio belle. Sono 20 pezzi. Ho preso un po' di charms per fare dei braccialetti, piacciono molto. Qui abbiamo la valigetta con i nomi di paesi, non so se si leggono. Vediamo se tirarne fuori uno si vede qualcosa. Non si vede niente. Comunque, chi volesse sapere, avere il link dove li ho presi, mettetemi un commento, ve lo lascio. Però sono fatti bene. Poi sono andate in queste stelle marine, fate così. Poi sono molto belle. Fiocchetti. Faccio vedere anche questi. Fatti così. Poi ho preso i fiorellini molto semplici, ho preso le ossa, io di solito metto con le zampine dei cani le ossa, sono tutti fatti benissimo, quindi ve li consiglio. Poi qua ci abbiamo l'aereo, che infatti pensavo di mettere l'aereo, infatti pensavo di fare l'aereo con la valigetta per chi parte. Buon auspicio. Poi la moto da motocross, poi ho preso le palme perché sto già pensando all'estate, ecco, le palme. Le conchiglie, due confezioni, poi queste stelle che hanno dentro l'albero della vita. Aspetta se riesco ad aprirla. Dentro l'albero della vita. Un po' diverso dal solito. Poi ho preso i granchietti, molto carini anche questi. Credo che non si vedono tantissimo, però bellissimi.
E poi ho preso questi gattini. E voglio provare anche a metterci un po' di resina sopra. Devo sperimentare la resina. Questi. Poi ho preso Chaton da 8, un bellissimo, guarda che colori. Ho preso Rivoli, questi bellissimi colori sono come effetto carcere, un bellissimo, anche questi. Poi ho preso le gocce che hanno veramente dei colori stupendi, che brillano. Adesso qui in video non si vede, ma brillano ancora di più, un bellissimo. Qua ce ne manca altri colori. Ah, che bellissimi colori. Questo è un viola, non è un blu. So che qua sembra così un blu, ma è un viola. Poi ho preso due fustelle, ho preso questo che è Blinky, un cartone animato per i bambini. Ho preso questo che sarebbero i rami del pesco con i fiorellini. Poi ho provato a prendere un pacco sorpresa di sempre di riguardante fustelle. Sai che in questo pacco sorpresa ci hanno anche i timbri, quindi mi hanno mandato questa fustella che va abbinata a questi timbri. Per esempio qua c'è il divano, poi qua c'è questo cerchio, qua c'è il lampadario. Però hanno avuto un buon prezzo, quindi ne è valsa la pena. Poi devo fare una recensione. Mi è stata regalata la fustellatrice piccolina, quella solo per cartoncino e gomma Eva, foamy o crepe, insomma è sempre quella gomma modellabile. E io l'ho già usata, funziona da Dio, funziona davvero bene. E ringrazio Lucia che me l'ha regalata, mi ha fatto un favore, un mini favore, lei mi ha voluto fare questo regalino. Grazie ancora Lucia, sei stata gentilissima. Per oggi ho finito e se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace, condividete, se non siete iscritti iscrivetevi qui sotto, cliccando anche la campanella così vi arrivano le notifiche dei prossimi video. E al prossimo video, ciao ciao!